Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Abbiamo raggiunto questa nuova zona, tutta da esplorare, da visitare, con nuovi nemici. L'abbiamo raggiunta tramite la carrozza. Siamo praticamente qua ragazzi, in questa parte di Parigi. Dobbiamo anche raggiungere quest'altra zona, dove qui c'è sempre una missione principale. Dobbiamo raggiungere la società degli amici dei neri. Oh! Piano, eh. Ok. Ah, per quanto riguarda queste pareti che possiamo abbattere, non abbiamo ancora lo strumento necessario. Questa porta è chiusa. Chi c'è? Cazzo! Fottuto bastardo! Ma c'è altra gente qua? Eh sì. Vieni qua, vieni. No, vieni qua. Siamo più tranquilli qua. Vabbè. Senti, coso. Brutto stronzo. Guarda lo figlio di Troia. Mi sto lasciando strada indietro, mi sa, eh. Allora, facciamo le cose con calma. Qua che c'è? Niente. Torniamo indietro. Affrontiamo a questo. E... Ok. Qui si sale? Eh sì. Questi cosi non so a che servono, ma sicuramente ci servirà uno strumento per poter utilizzare, tipo rampino. Beh, comunque la strada da percorrere è questa per forza. E ce ne stanno due.
Allora, affrontiamo a questo. Ah. Ok. Bastardo. Oh, ci beccano, eh. È allucinante. Vieni qua, coso. Per poco. Ok. Adesso questi bastardi non si spostano da qua, quindi e quindi siamo morti, perfetto. Scusate, vado di fretta. Bloccami a lui. Aia. Via. C'è. Oh. Veramente. Per un momento ho temuto di perdere tutta questa essenza. Catalizzatore, sì, ma non male. C'è anche un punto, una vestale. Vai subito. Dunque, oliatore. Possiamo potenziare le dosi, vai. Potenzia, potenzia. A posto. Quindi adesso abbiamo 4 dosi dell'oliatore. Per quanto riguarda resistenza, ci dà più salute. Un punticino di resistenza lo facciamo. Armi. Ci serve troppo a essenza animica, ragazzi. Vedete, essenza di spirito. Noi ne abbiamo
essenza di spirito. Fornisce un quantitativo molto ridotto di essenza animica. Ridotto, sempre. Possiamo provare ad usarlo, ragazzi, dai. Non vorrei usarlo. A quanto siamo? No, perché almeno così dai, l'arma la potenziamo. Ok. Almeno facciamo un po' più di danni. Ah, è chiusa chiave. Noi siamo arrivati da qui. Residenza. Society is in need of re Monsieur de Mirabeau. The demon can speak? Speak then! Has my time come? I do not know. My life is in your hands. It's not worth much. Do what you will with it. I seek Monsieur de Vaucanson. He holds the secret to the tireless automats. And you think you'll find him here, in my quarters? Tell me, who is your master? Aren't you one of Cagliostro's creatures? I serve only the Queen. Ah, the Queen. Well then, that's something else altogether. Dunque, il messaggio trovato nella carrozza. I found this message in Monsieur de Vaucanson's carriage. He didn't receive it. That is most worrying. Eugène and I are old friends. I was hoping he would be able to tell me what the deuce is going on. Of course, I doubt he had a hand in this odious display of force, but he spent years in service to the king and his projects. Projects whose macabre ends we're only now discovering. Where could Monsieur de Vaucanson have gone? How should I know? The situation is dire out there. Everyone is taking shelter wherever they can. Let me think. I know that he and Monsieur Bailly, the astronomer, are close. Perhaps Monsieur Bailly knows more? Where can he be found? He must have taken refuge. Doubt he is still alive. He and his associate Lavoisier, the astronomer, and the chemist, they were once the pride of the court, but have fallen out of favor, too close to the common people, it would seem. It's as if only Vaucanson managed to stay in the king's good graces. Sic transit gloria mundi. Di Cagliostro, invece. Who is this Cagliostro? You feign ignorance. I do not know. Then you should know that Cagliostro is the king's right-hand man. He claims to be a magician, and he is a self-styled count. A charlatan who is more powerful than a minister. Precisely. I've heard the most troubling rumors about him. He's supposedly the one who enabled the king to breathe life into these killing machines that no key need wind. I admit it sounds highly improbable. And I wouldn't believe a word of it if I didn't have proof standing right before my eyes. Now that I think about it, as you can see, my servants have all abandoned me, and I will soon follow their lead. Those poor people hoped to escape the city while there was still time.
A dire vrai, I fear I shall never see them alive again. Before she left, the housekeeper gave me this key. It opens the gate that leads to the Louvre, if you are foolhardy enough to attempt it. I found a note written by Eugène de Vaucanson. He mentions the death of the Dauphin at Meudon. What happened that night? How should I know? The child passed away at Meudon. I was in Versailles. I testimoni della morte del delfino, invece? Who else witnessed these events? Well, if they followed protocol, Monsieur Le Monnier, the first physician to the king. He must have performed the autopsy on the child. Where can I find him? He lives in Versailles, near the chateau. But he has a practice here in Paris, on Rue Saint-Thomas d'Enfer, in the quartier Saint-André-des-Arts. Eugène de Vaucanson told you nothing. The only thing he was willing to tell me was that something terrible had happened, and that the circumstances leading to the Dauphin's death were not exactly as described. One thing for certain is that he was extremely upset about what happened, so much so that he refused to spend a single day more in the king's service. But he has apparently changed his mind. A posto, va bene. Ok. Quindi dobbiamo trovare questo astronomo. Abbiamo la chiave, probabilmente che apre quel cancello là in fondo, per raggiungere il Louvre, se non mi sbaglio. Qua c'è qualcosa. A parte che mi sembra che c'è roba da leggere qui. Il tizio, oh, sta là. Lettera sgualcita. Figlio, devo condividere con voi alcune nuove che ritengo vi porteranno gioia. Mentre scrivo, mi ritrovo confinato nel letto della mia residenza, in uno stato di salute talmente disperato da far asserire ai medici che non mi restano che poche ore di vita. Essendo determinato a morire da cristiano, ho mandato a chiamare un confessore. Nella persona di Monsignor de Lafer, vescovo di Nancy. mi raggiungerà presto per amministrarmi l'estremunzione. In tal modo potrò infine consegnare la mia anima a Dio o a chiunque la vorrà. Sebbene abbia fretta di lasciare questo mondo per non vedervi più gettare fango sul nome, sul mio nome, vi invito a non cantare vittoria. Sappiate infatti che pur essendo già il mio corpo non più di una carogna in putrefazione, la mia penna e la mia mente sono più acute che mai. Ho dato disposizioni al vostro riguardo, nonché a riguardo di quella disgraziata di vostra madre e di quella debosciata che avete come sorella. Sentirete ben presto parlare di me, ve lo posso promettere, dall'oltretomba, perché anche da morto non intendo lasciare che coloro i quali hanno reso la mia vita una via crucis continuano a godere della loro. Vostro padre, Victor Marchese, che minzega, andavano proprio d'amore e d'accordo questi due. Complimenti. Allora, dai, ci facciamo un giro qua. Ma forse è questo il cancello. No, quella è una fontana. Alabarda. Alabarda, alabarda. 69. Ma la proviamo, dai. Olè. Là. Minchia, questo che cazzo è?
Non mi ha visto. Occhio. Oh merda. Tiè. 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 Aia. Troppo avido. Che fa? Che cazzo stavo facendo, raga? Ma che cazzo ho fatto? Scusate. Ma scusa. Ma che cazzo è? Vabbè, era morto. Era... ma non mi piace, ragazzi, questa... Non lo so. Sono strane queste armi. Oh, prendi. Ma poi tra l'altro fa gli stessi danni che fa non so che un prima. C'è congela. Oh. Non so se sia una buona idea cambiare arma adesso. Porca miseria. Non lo congelerò mai a lui, anche lui è di ghiaccio, fa danni da gelo. Ma porca miseria, come cazzo fa a beccarmi così, dai. Niente. Vabbè, no ragazzi, no. Dammi la sciabola e ciccia. Sarà... sì, rispona, rispona. Adesso lo affrontiamo però con quest'arma. Zacca per zacca. Molto meglio, ragazzi, molto meglio. Brutto bastardo.
Chi è? It's impossible. That makes no sense. Do you think I've gone mad? No, of course not. But how could Monsieur Balsamo make these machines obey him? Monsieur Balsamo, you say? De Jesu! An automat right on our doorstep! Malheur! We are lost! Do not fear. I am not like the other machines. A la bonne heure. This one speaks and thinks, at least. We'd better stay on our guard. No, state tranquilli, non sono cattivo. Saw this Monsieur Balsamo giving orders to the machines. Sono una ballerina cazzuta al servizio della regina. I saw him walk through the gate to his workshop, just a few paces from here, accompanied by a dozen automats. They made no move to attack him. Oh no, bien au contraire, they were acting like his bodyguards. What does Monsieur Balsamo do? Who knows? He's a very discreet man. Discreet? You'd have to be deaf to find him discreet. What about the racket keeps us up every night? The clatter of scrap metal, the creaking of pulleys, rumblings of all kinds. We suffer through it all. Not to mention the god-awful screams that emanate from that sinister workshop from time to time. A most unusual fanfare, c'est vrai. However, there's no way of knowing what he's doing there. And that's why we cannot tell you anything more. Madame, would you be so kind as to leave now? We don't want to draw attention to ourselves. Sì, ok, ciao. Chiusa. Una richiesta indirizzata a Monsieur Balsamo. Vi chiediamo nuovamente di non dedicarvi alle vostre misteriose attività nel bel mezzo della notte. I tremendi rumori da voi prodotti, qualunque ne sia l'origine, disturbano la quiete del quartiere. Qualora tali azioni non vedano termine, saremo costretti a rivolgerci alle autorità. A buon intenditor. I residenti del quartiere. Allora, qui c'è un sacco di gente, ragazzi. Io direi che ci possiamo anche fermare, perché altrimenti si fa veramente lunga. Tanto questi non vengono qua. Però mi beccano lo stesso, stronzi. Ah no, vieni. Vabbè. Basta, brutto bastardo, rimani lì in attesa che io attacchi. Destagli in nemesi, un'altra arma. Ma non neanche con la guardia. Che cazzo. Ma schiva, cazzo. Che merda è? Minchia.
Ah, abbiamo raggiunto il quartiere del Louvre, ragazzi. Ma dove cazzarola? È pieno di gente qua. Ma devo scendere qui? Mi sa proprio di sì. King can stop the representatives of the people from continuing their work. Wherever its members are gathered, the Assemblée Nationale lives. That is why we swear never to part, and to gather wherever circumstances require it, until a constitution is established for the kingdom. Come here, mon ami. I salute you. Monsieur, we have just burned our bridges. Nothing and no one can prevent justice from triumphing in this kingdom. Let us not claim victory too soon, Maximilian. And don't forget what we agreed on, if things were to take a turn for the worse. Non ho capito se queste cose che vede sono ricordi, visioni, roba del genere. Penso siano ricordi, ragazzi. Comunque scendiamo un attimo, anche perché qui c'è... Questo non possiamo aprirlo. Dobbiamo per forza andare da questo lato, ragazzi. Però per il momento io mi fermo qui con questo episodio, perché altrimenti si fa troppo lunga. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.